Buongiorno ragazze, nuovo vlog. Mi sto preparando sabato mattina perché ho un appuntamento. Stamattina devo andare a fare un sopralluogo, a fare eventualmente delle riprese, devo valutare perché stamattina ovviamente che dovevo lavorare decide di piovere, cioè dalle 10:30 da pioggia, quindi valuto un attimino luci e quant'altro. E vedo se riesco già a farle di oggi, di stamattina, o se devo poi ritornare in settimana, che ovviamente da sole tutta la settimana. E niente, quindi mi sto dando una sistemata, mi sono stirata i capelli e niente, poi devo passare in farmacia perché ho sentito la pediatra per Alessandra che mi ha dato appunto l'antibiotico. Perché mi ha fatto tentare con un'altra cosa che mi sfugge, forse il Benteran, ma non ha funzionato. E quindi mi ha detto: se con quello non vedi nessun miglioramento, serve per forza l'antibiotico. E quindi andiamo a comprare l'antibiotico. Mi ha già mandato la ricetta ieri, perché poi ho detto: c'è il weekend e tutto, mi mandi tutto, perché poi se ne ho bisogno nel weekend e lei non c'è, io sono fregata. E quindi appunto inizio a darglielo già appena rientro, perché va dato, mi pare, ogni 8 ore. E quindi appena torno da lavoro glielo do. E boh. E niente, ragazzi, io finisco di prepararmi. Tra l'altro devo passare anche al supermercato a prendere proprio due cose, tipo latte e carta igienica, queste cosine qua. Adesso vedo se serve anche lo Scottex. Ma proprio queste due fesserie e basta. Questo è ottimo, compratelo, io lo adoro, abbinato alla mia BB cream di Eurospin, che è ottima. Io tampono un po' questa e poi ci do un tocco di questa perché è più scura. Ops, ho perso la spugnetta, ma la potrei anche buttare, tanto non la utilizzo, cioè sta qui proprio per bellezza. E l'ho quasi terminata, la devo ricomprare, insomma, dura parecchio perché ce l'ho da, penso, un paio di mesi. E non la uso proprio tutti i giorni, ma quasi, la uso veramente tanto. E quindi mi ci trovo molto molto bene. Non pensavo fondotinta in crema mai utilizzato, ho sempre utilizzato quelli liquidi, però devo dire che è veramente ottima, ottima, ottima. Quindi la devo assolutamente poi riprendere. Been transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive, get thunder. You act like the bad guy. You want some love, you like when you feel it, call it a midnight. You got the best of me. Got me losing sleep. I've been hopeful, baby. I was hoping maybe that you'd cross my path. I've been sinking lately, and it's hard to move. Think I'm stuck on you. We're transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by. Eccoci, ho tutto. Passo solo prima in farmacia perché poi ho paura che chiude per Ale. E niente, ho portato tutto, Reflex, Osmo, ho portato tutto quello che
che mi potrebbe servire. Ho portato anche gli occhiali da sole perché a volte esce il sole, a volte è brutto, boh, non si capisce più niente. Io me li tengo là. Ah, così se ne ho bisogno ce l'ho in macchina. E basta. Quindi faccio una volata. Se riesco passo anche al negozio di computer a prendermi una memory card in più per la Reflex, perché appunto ne ho solo una, a volte serve più memoria, quindi è meglio averne due. E poi vado al lavoro, ho ancora un'ora di tempo, quindi sono abbastanza in anticipo, giusta per fare queste commissioni. Memory card presa, così anche per la Reflex sono tranquilla. Ora farmacia. Anche la farmacia è stata ultimata, ho preso tutto, appunto l'antibiotico per Ale. E ho fatto una volata, ma proprio perché io non sono mai in ritardo, ma proprio mai. E quindi ho fatto proprio una corsa. Volevo vedere se c'era il Grazia, visto che l'ho visto in giro su Instagram, con la crema mani di Bottega Verde. Idratante e settificante con olio di mandorle dolci. Diverse di voi me l'hanno consigliata, quindi ho provato a vedere con 2,50 euro, ossia la rivista, che tra l'altro mi sembra bella spessa questa volta rispetto alle altre, e poi c'è questa crema, poi più tardi, perché adesso non ce la faccio, la proveremo insieme quando arriva poi a casa, vediamo com'è e basta. Io sono pronta, aspetto che arrivi la cliente e ci vediamo poi quando ho finito, tanto devo passare ancora al supermercato. È giunto il momento, ragazze, come ogni anno tradizione, che vi facciamo vedere la primissima accensione. Ta-da! Adesso dobbiamo riprenderci la mano. Anche Aaron è molto incuriosito. Ragazze, buonasera, sono ancora viva, sono passati 2 giorni ma sono stata veramente di nuovo piena di lavoro, però continuo oggi, stasera, finisco questo vlog perché devo ancora aprire la rivista, tra l'altro mi è caduto ieri tutto, cioè proprio così, e ho spaccato praticamente il tappo. Vabbè, non importa, tanto intendo utilizzarla, aspettate che accendo anche l'altra luce così ci vediamo un pochino di più. E io sto aspettando Riccardo che rientra da lavoro. Mi sono presa il PC che volevo montare, appunto ho finito di montare questo video mentre lo aspetto, ho detto vabbè, devo anche aprire questa, volevo darvi un feedback, solo che non ho cavalletto, non ho assolutamente nulla e quindi devo far tutto con le mani, quindi aspettiamo, aspettate un attimo. Allora, vediamo un po' se riesco a far stare in piedi il cellulare, cioè vedete mi si è addirittura rotta la sicura qua della crema, perché mi è proprio cascata in pieno ieri a faccia in giù
E quindi ho spaccato il tappo, ma non importa, cioè dovrebbe essere ancora integro. Ce la faccio. Ok. Si sente già il profumo, e vi dico solo questo. Allora, andiamo. Ah, si è proprio spaccato a metà. Oh, che sfiga. Questa è sfiga. Vedete? Vabbè. Domani ci metto l'attac e dovrebbe riunirsi così, dovrebbe andare. Comunque il profumo sembra veramente qualcosa di... Anzi, mettiamo qua sopra. Che rumori. Domani ci metto l'attac. Aspettate, togliamo gli anelli, se no si impastrocchia tutto. Buonissimo, sa di cannella. È di Bottega Verde, tra l'altro. Dovreste trovarla ancora in edicola, se siete fortunate. 2,50 euro dovrebbe essere la full size questa, quindi. Davvero, davvero buono. Tanto sulla maglia così mi rimane un po' il profumo. Che buona. E poi è super setosa, morbida. Allora, questa qui è la... crema mani idratante setificante con olio di mandorle dolci per pelli normali di Bottega Verde. Mandorle dolci, però vi giuro, mi ricorda un pochino la cannella. Però adesso io non ho gli occhiali ed è troppo buio. Non riesco a leggere gli ingredienti. Però ho la mia lucetta da lettura. Quindi vediamo un po'. Allora, 98% ingredienti di origine naturale selezionati. Il nostro olio di mandorle dolci spremuto a freddo conserva tutta la sua dolcezza per una pelle morbida e vellutata. Massaggio sulle mani, una noce di crema tutte le volte che ne senti il bisogno. Molto semplicemente. E no, non ce n'è cannella. Non so perché sento la cannella io, ragazze. Comunque è super super buona. Devo fare solo attenzione, per fortuna si è rotta bene, perché basta proprio un goccino di attack ed è a posto. Quindi domani vedo con Riccardo di sistemarla, però la teniamo così. E poi non unge, non sento le mani unte, ma solo belle belle idratate. E adesso che arriva il freddo, tra l'altro con il camino, freddo caldo del camino... molto spesso mi si seccavano, quindi casca proprio a pennello, assolutamente. Quindi così appunto la userò tantissimo. E basta, altre novità non ne ho. Ho lavorato a un progetto tutto l'altro ieri, sì, l'ho terminato. L'ho fatto l'altro ieri, quindi devo finire solo alcune cose. Adesso poi mi leggerò anche la rivistina con Miriam Leone, che tra l'altro mi piace un sacco Miriam Leone. E quindi insomma... Ah, c'è anche un campioncino di un profumino, che ovviamente dobbiamo sentire insieme. Moschino Toy 2. Aspettate, non so se riesco a staccarlo. Ma che carino! Ma come funziona? No, vabbè, ma spruzza! Bellissimo! Ma mi piace un sacco! Mi piace un sacco, ragazze! Che buono! E poi si richiude. Bellissima sta novità. Sta novità dei campioncini spray. Oh, è buonissimo. Ho trovato cosa farmi regalare a Natale. Moschino Toy 2 Pearl. Veramente super buono. Ma poi anche il botticino, se è così come in foto, è veramente grazioso. Veramente buono, super, e la pubblicità è questa.
ispira parecchio. Mi ispira proprio tanto tanto. Adesso poi vado a vedere anche quanto costa. Però veramente è buono. E stavo guardando se c'era J'adore, non molla mai. Tiene duro il vecchio J'adore. Eh sì, adesso mi guardo, ci sono tutti, che bello, un sacco di profumi. Ce n'era anche uno, io c'è stato un periodo che lavoravo in profumeria e me ne piaceva uno buonissimo, super super vanigliato, super nauseante, infatti ne bastava veramente un goccio. Era buonissimo, ma non ricordo il nome. Però era veramente, veramente buono. Anche acqua allegoria, però non è questo qua, era un altro che avevo provato in profumeria un paio di mesi fa, quest'estate, era veramente buono, però mi sembrava proprio un profumo da mettere d'estate, cioè scusate, d'inverno, perché era molto molto vanigliato. Comunque bello spesso il Grazia di questa settimana. E boh, quindi questo me lo tengo da conto, me lo metto nel comodino. Magari mi profumo anche il comodino, davvero? Sì, si sente, adesso si mischia un po' con la crema, però tanta tanta roba. Vabbè, niente, adesso mi rilasso un pochettino. Magari mi guardo anche un pezzettino di... Mi sono iniziata... come si chiama? Non mi viene in mente, mi sono iniziata Emily in Paris. Io non avevo ancora visto la terza stagione e quindi ieri l'ho iniziata, però un po' così. Devo finire appunto ancora la prima puntata, quindi niente. E basta. Io mi sa che vi saluto qua, ragazze. E cercherò di riprendere con i vecchi soliti vlog, promesso. Cioè, proprio... Mi sto mettendo lì a cercare di, ma sto attualmente lavorando tanto al computer che veramente, credetemi, non è proprio semplice in questo periodo. Però devo anche, perché sto anche pensando a che calendario dell'avvento prendere per i vlogmas. Sono lì che ci penso, sono indecisa se qualcosa di alimentare, non lo so, voi cosa piacerebbe che io aprissi, perché sono indecisa tra il calendario dell'avvento della Nivea, il calendario dell'avvento di tutti quei prodotti novità, tipo The Gusta Box, il calendario dell'avvento di The Gusta Box, che è enorme, non l'ho mai preso, oppure qualcosa di beauty, qualcosa di trucchi, ma non so che cosa. Insomma, consigliatemi qui sotto se vi va, fatemi sapere se avete visto qualcosa di carino. E quindi o make up o beauty, quindi cremine, però solo Nivea, perché a me di creme, cioè, mi piacciono tanto quelle Nivea, poi ne ho comunque alcune da finire, quindi non volevo riempirmi di creme. Oppure quello lì degli assaggi. Ditemi voi cosa preferireste, cosa mi consigliate, fatemi sapere. E basta, io adesso aspetto Riccardo per finirci un film che abbiamo iniziato ieri, che è Bloodshot con Vin Diesel, molto carino, ve lo consiglio, su Netflix. E basta, ci vediamo domani. Domani intendo iniziare un vlog al mattino e terminarlo la sera. Ce la possiamo fare, perché devo riprendere il ritmo, ragazze, perché a dicembre poi sono cavoli amari, perché ci sono i vlogmas, quindi... O novembre per rimpolpare la dose, quindi aiutatemi. Vi mando un bacione, vi voglio bene, ci vediamo domani. Ciao!